ci glielo sta dicendo, tranquillo. Buonasera a tutti. Manca soltanto il recupero, quindi. Allora, siamo al 90esimo, sta cominciando il primo dei 3 minuti di recupero contro il Saint-Étienne. Saint-Étienne Inter 1-1. Pareggio che a me un po' mi sta stretto. Tempo di recupero, 3 minuti. Saint-Étienne non è così forte come. Non è così forte come. Dovevamo temere. Anche se sta giocando in casa, è una veterana dell'Europa League. La rimessa comunque per i francesi con Tabanou. Un pareggio che mi sta un po' stretto perché eravamo in vantaggio. Quindi Pogba. Aggancia il pallone per Rennes, capitano del Saint-Étienne. Chissà se hanno inquadrato il Cesetti che appunta a San. In Francia va vedersi la partita live grazie a Anvilla che gli ha dato i biglietti. Sto cazzo di link che si blocca, questo perché uno deve vedersi perché guarda che sta cominciando il contropiede. Osvaldo, finalmente Osvaldo è rientrato al limite. Osvaldo, le finta Osvaldo, ecco. Lo scarica su Renato, ripartenza del Saint-Étienne, già siamo al rimbalzamento di fronte. Posizione regolare Van Volsvinkel, attaccante olandese che ha impegnato Carrizo pochi minuti fa. Niente, non è che sta giocando male, non ha giocato proprio male. 90 secondi dato per poi, quel gol preso in sul calcio d'angolo su palla inattiva, ma serata del Dichard, capita Medel e chiunque Baye. Mezza 2 prova a cercare il Saint-Étienne che lo sta pressando adesso, cercando di portarsi a casa i 3 punti. Qua noi andremo a 8 punti e per essere sicuri di passare il turno con almeno secondi adesso dovremmo fare un altro punto, ma se vincessimo adesso in questo momento con Saint-Étienne già siamo qualificati con 2 turni di anticipo. Se non mi sbaglio noi dobbiamo giocare forse questo ultimo forse pallone con chi dobbiamo giocare? Mazzarri, il Karabakh, eccolo qui il tecnico dell'Inter, 30 secondi, ecco appunto si è bloccato in un link, 30 secondi che già sono passati, ancora 1-1 è finita sta partita, non ci sarà una sorpresa anche se si sta bloccando il link del girone F di Europa League. Sta finendo la partita, 9 secondi aggancia a Pogba, ancora non si sblocca, ecco le al centro sbaglia appunto per un bravale, finisce 1-1. Slavko Vincic 1-1 al Dichard di Saint-Étienne, 1-1 vantaggio per l'Inter nel primo tempo con il gol di Dodò, una grande prestazione. Ha segnato Dodò. Manca l'albero azzurro in porta. Saluti veloci. Salutiamo il gruppo. Il capo Max. Poi salutiamo il Cesetti che rientra da, deve rientrare dalla trasferta. Le signore. Non credevo. Se credi davvero. Salutiamo anche l'uomo open insignia, l'unica con il multimedia in pelle, qualche persona così che non ho mai salutato al momento. Categoria la business class che ti sorprende. Allora, salutiamo Alessio Renda. Vito Catalano e Maurizio Rossi. Ricordo al gruppo ora pro nobis et defunt er puff de max. Alla prossima.